Un inizio di stagione così a Messina non si viveva da tempo. Il primo allenamento della CR sotto il sole cocente del Despar Stadium è stato accompagnato dall'incitamento incessante dei tifosi, giunti in gran numero nell'impianto del Rione Bisconte. Cori e discorsi motivazionali per un gruppo visibilmente emozionato e pronto a rilanciare le ambizioni di una piazza, vogliosa di tornare tra i professionisti. Subito esercitazioni con la palla per mister Cazzarò, con il preparatore atletico Giovanni Saffiodi, che promette di torchiare pesantemente una squadra che dovrà fare la differenza anche sul piano atletico. Fisicamente poi la struttura media della squadra è imponente e tra i giovani più interessanti c'è senz'altro Francesco Buono, centrocampista ventenne reduce da un'ottima stagione con la maglia dell'Avellino. È un'altra nuova esperienza, sono contentissimo di essere su questa piazza, una piazza storica che conosco benissimo la storia e sono veramente contento di essere qui e spero in un altro grande anno. L'anno scorso vengo da una stagione ottima in cui abbiamo vinto il campionato, spero di ripetermi soprattutto per la squadra e poi anche a livello individuale. In una piazza la cui tifoseria è legata a quella di Avellino da una grande amicizia, e l'augurio che vi hanno fatto quest'oggi, l'accoglienza che vi hanno riservata quest'oggi è inimmaginabile forse. Sì, sapevo che sarebbe stata così la piazza, però ogni volta comunque fa sempre un grande effetto. Sono una di tante persone, siamo contenti, ci dovranno dare una grande mano, poi ovviamente saremo noi a ricambiare sul campo. E speriamo appunto con i risultati e con l'impegno di ricambiare questo grande affetto che portano i tifosi. Ci descrivi un po' le tue caratteristiche tecniche? Sono una mezzala, però anche l'anno scorso ho giocato su un centrocampo a 4, quindi diciamo mi posso adattare benissimo. E forte fisicamente, me la cavo tecnicamente, quindi ecco, posso sia fare la mezzala con tempi di inserimento, con buoni tempi di inserimento, ma posso anche giocare benissimo a due. Poi sarò a piena disposizione del mister e giocherò nel modulo in cui deciderà il mister, non c'è nessun problema, siamo tutti a piena disposizione del mister e daremo tutti il massimo. Hai due compagni di reparto che per la Serie D sono quasi un lusso, come San Pietro e Ottovale, imparerai anche tanto e dovrai sgomitare con loro per una maglia titolare. Sì, questo certo, sono consapevole di avere a fianco due ottimi giocatori e poi cercherò di imparare il più possibile, metterò a disposizione e poi sarà il campo a decidere chi giocherà.